Benvenuti, in questo tutorial vediamo le basi dei namespaces di Kubernetes. Stando alla documentazione, i namespaces forniscono un meccanismo di gruppi isolati di risorse all'interno di un singolo cluster. Cosa significa questo? Praticamente potete creare delle aree di lavoro, ognuna isolata tra di loro, e in cui potete metterci insomma quello che volete e potete utilizzarli in base alla vostra logica di lavoro o alla logica del vostro progetto. Ad esempio, se avete dei progetti diversi sullo stesso cluster Kubernetes, appunto, potete dare ad ogni progetto un namespaces. Oppure potete creare dei namespaces per il progetto in produzione e un namespaces per le fasi di staging, di test e di sviluppo. Il fatto che i vari namespaces siano isolati tra di loro non significa che gli applicativi all'interno di questi namespaces non possono comunicare con applicativi presenti in altri namespaces. Questo può essere fatto attraverso i service, chiamando i service e poi il nome del namespaces. Comunque, in questo tutorial vedremo meglio come funziona insomma questa cosa, come si creano i namespaces e poi come si possono mettere in comunicazione elementi presenti in un namespaces con elementi presenti in un altro namespaces. Quindi cominciamo. Allora, iniziamo, proviamo a creare un namespaces da riga di comando. Io sto usando Minikube visto che per questa demo non abbiamo bisogno di particolari pretese, però potete usare insomma quello che volete. Per creare namespaces facciamo kubectl create namespace e poi il nome del nostro namespace, in questo caso io lo chiamo space 1 o area 1, chiamiamolo area 1. Invio, adesso se facciamo kubectl get namespace, come vedete abbiamo il nostro namespace. Adesso creiamo un secondo namespace, quindi chiamiamolo area 2, get namespace, abbiamo i nostri due namespaces. Se vogliamo cancellarli ci basta fare delete namespaces e nome del namespaces. Ok. E cancelliamo area 1. Adesso facciamo get namespaces, come vedete non ne abbiamo più a parte quelli di default del nostro cluster, questi sono quelli di default. Un altro modo per creare i namespace è appunto tramite un file YAML di configurazione, quindi adesso ci creiamo un nostro progetto che poi ci servirà anche per vedere altre cose sui namespace, quindi facciamo mkdir demo namespaces, ok, entriamo e qua dentro creiamo due file relativi ai due namespaces che vogliamo creare. Il primo file che andiamo a creare possiamo chiamarlo come che avevamo chiamato area 1, mi sembra area 1 meno namespaces YAML. Adesso mi sorge il dubbio che usare i numeri non sia proprio la cosa più intelligente da fare nei file YAML, però ormai l'abbiamo fatto, vediamo se va. Name due punti e lo chiamiamo area 1. Proviamo subito a caricarlo così ci togliamo il dubbio. Quindi facciamo partire il nostro terminale. Kubectl apply -f area 1.YAML. Sembra averlo creato, facciamo un kubectl get namespaces. Ok, ce l'ho creato, perfetto. Quindi adesso duplichiamo il nostro file e creiamo un'area 2 namespaces. Area meno 2 namespaces.yaml. Perfetto, ci copiamo questo e lo chiamiamo così. Quindi rilanciamo il nostro file, stavolta chiamiamo il nostro YAML 2 get namespaces e come vedete abbiamo qua i nostri due namespaces. Se vogliamo cancellarli ci basta fare un apply delete e apply delete.
Ok, facciamo get namespaces e sono spariti. Però adesso noi li riattiviamo perché ci serviranno per mettere. Ops, apply area 1 namespaces. Ok, quindi okay, adesso dovrebbero essere riapparsi. Perfetto. Allora, adesso li abbiamo riattivati perché in questi due namespaces metteremo due applicativi diversi e poi proveremo a metterli in comunicazione tra di loro. In area 1 metteremo un database MySQL, mentre in area 2 metteremo un phpMyAdmin. Quindi il phpMyAdmin dovrà essere in grado di uscire da area 2 e connettersi ad area 1. Quindi vedremo come funziona, nonostante quindi i namespaces siano entità isolate, vedremo come comunque mettere in comunicazione tra di loro. Allora, non vi farò vedere come funzionano le configurazioni di come si crea un MySQL, un phpMyAdmin in Kubernetes perché esistono già un paio di tutorial sul canale, quindi casomai ve li linko in descrizione. Comunque, adesso prendo da uno dei progetti che abbiamo già visto nei tutorial precedenti e mi copio i file di MySQL e di phpMyAdmin e me li metto qui nel mio nuovo progetto di namespaces. E vi farò vedere solo come implementarli, quindi. Allora, abbiamo due namespaces, quindi dobbiamo associare i file di MySQL al namespaces 1, area 1 e quelli di phpMyAdmin al namespaces di area 2 come prima cosa. Quindi partiamo dal secret. Ah, cosa interessante. I secret invece è una delle poche cose che non possono essere condivise tra i vari namespaces, quindi dobbiamo duplicare il nostro MySQL secret e creare un secondo secret chiamato phpMyAdmin secret. Ok, fatto questo, dobbiamo andare ad associarli. Andiamo ad associare i nostri due secret ai nostri due namespaces. Allora, partiamo, chiudiamo un attimo qua. Allora, partiamo da MySQL secret. L'associazione dei secret viene fa dei secret, ma in generale di tutti i componenti che vogliamo associare al namespaces viene fatta all'interno dei metadata. Quindi in metadata dobbiamo aggiungere la dicitura namespace, qua andiamo a capo. Facciamo namespace e essendo di MySQL lo associamo all'area 1. Mentre in phpMyAdmin secret qua sotto aggiungiamo namespace due punti my due punti area 2. Ok, e proviamo subito a caricarli così vediamo se si associano. Quindi facciamo un bel kubectl apply-f MySQL secret.yelmo e facciamo anche un phpMyAdmin.secret. Ah, scusate, ci sono due. Ok, punto secret, perfetto. Se adesso facciamo kubectl get secret, non ci torna niente. Come mai? Perché dobbiamo richiamare il namespaces in cui si trovano. Quindi se facciamo area 1 ci ritorna MySQL secret. Se invece, però vedete che non vediamo phpMyAdmin secret. Perché? Perché dobbiamo richiamarlo nell'area 2, quindi get secret meno n che sta per namespaces area 2. Se vogliamo vedere tutti i namespaces, dobbiamo fare meno meno all namespaces e in questo modo vediamo tutti i nostri namespaces. E qua vediamo appunto i nostri due secret, insomma, MySQL in area 1 e ops, erroraccio, erroraccio, erroraccio perché abbiamo sbagliato, dobbiamo rinominare il phpMyAdmin qua, phpMyAdmin secret, ricarichiamolo, ops, ricarichiamolo. Admin. Quindi andiamo a ricaricarlo, così dovrebbe aggiornarcelo. Ok, facciamo un get secret on namespaces e ok, come vedete adesso abbiamo anche un phpMyAdmin in secret. Questo qua adesso dobbiamo andarlo a cancellare visto che non ci serve, quindi facciamo ce lo copiamo
Per cancellarlo facciamo kubectl delete secret meno namespaces area 2 MySQL secret, quindi facciamo get secret on namespaces e adesso abbiamo in area 1 un MySQL secret e in area 2 un PHP MyAdmin secret e quindi abbiamo associato ai nostri due namespaces i nostri due secret. Adesso ci copiamo sempre il nostro namespaces area 1 e lo associamo agli elementi di MySQL, quindi abbiamo uno storage, anche qua metadata, qua sotto il nome del metadata gli associamo il nostro namespaces, qua sotto abbiamo un persistent volume claim e anche qua sotto nel metadata gli associamo il nostro namespaces. Poi andiamo in MySQL deployment e anche qua metadata MySQL mettiamo qui. Abbiamo anche un service qua che rinominiamo, lo chiamiamo MySQL service, così poi ci sarà più chiaro quando andremo a provare a fare il collegamento con PHP MyAdmin nell'alto namespaces come funziona, e mettiamo area 1. Quindi ora tutti i nostri MySQL hanno il loro namespaces, quindi andiamo a caricarli. Oops. Ok, qua nel nostro terminale facciamo kubectl apply, aspetta che alzo un attimo così vediamo meglio il terminale, apply meno f, prima che andiamo a caricare è lo storage, visto che il secret ce l'abbiamo già. Ops, errore alla linea 5 dello storage, errore alla linea 5 dello storage, non è allineato giusto. Ok, riproviamo. Ok, quindi se adesso facciamo kubectl get pvc meno n area 1, tastiera. Ok, come vedete abbiamo nella nostra area 1 associato il volume di MySQL. Adesso dobbiamo andare a caricare il deployment, il deployment, quindi facciamo MySQL meno deployment. Adesso andiamo a vedere i nostri pods, come vedete abbiamo il nostro pod di MySQL e se andiamo a vedere il nostro service svc, abbiamo il nostro MySQL service. Come vedete tutte le volte adesso, una volta che creiamo i namespaces per poter vedere i nostri elementi, dobbiamo sempre dichiarare il namespaces quando nel kubectl. E ok, quindi il nostro MySQL sta andando, adesso qua il container è in fase di creazione, ma nel frattempo possiamo passare al PHP MyAdmin. Allora, il PHP MyAdmin secret lo abbiamo già caricato, quindi qua siamo a posto. Abbiamo il nostro deployment, quindi andiamo qua in metadata labels app. Scusate, metadata, sotto metadata andiamo a mettere il nostro namespaces area 2. Anche qua abbiamo il nostro service e quindi anche qua sotto andiamo a mettere il nostro service nell'area 2. Poi qua abbiamo anche un ingress, che l'ingress non ci serve, quindi per adesso possiamo cancellarlo. Perché? Andiamo un attimo a vedere il nostro service come è messo. Andiamo a vedere un attimo il nostro service come è messo. Namespaces, ingress, PHP, my deployment, service, PHP, node port 8080. Credo che potremmo raggiungerlo con il node port, quindi per adesso, in teoria possiamo mettere comunque anche nel nostro ingress il namespaces area 2, ma forse l'ingress per questa demo non ci serve. Quindi facciamo anche qui un nostro apply PHP deployment, perché il secret l'avevamo già caricato. Quindi se adesso facciamo get pods area 2, abbiamo il nostro container in fase di creazione, ma probabilmente ci darà errore perché non troverà il database a cui connettersi, non troverà
qui, allora, innanzitutto ci darà errore perché stiamo chiamando il secret sbagliato, quindi dobbiamo mettere php myadmin secret. In secondo luogo non troverà il valore MySQL nel PMA host. E adesso andiamo a vedere come mai. Anzi, andiamo a correggerlo subito, che tanto siamo già abbastanza sicuri che è sbagliato. Adesso andiamo a vedere il service è attivo sulla porta 3207. Perfetto, quindi se noi facciamo minikube service list dovrei avere l'indirizzo corretto per poter raggiungere phpMyAdmin, quindi copia. Ops, oggi il copia e incolla non funziona. Ok, adesso non sta funzionando perché il pod non è partito e il pod non è partito perché, come vi ho detto, vedete, create container config error, perché appunto avevamo innanzitutto chiamavamo il secret sbagliato qua in phpMyAdmin deployment, e in secondo luogo perché non trova il valore MySQL. Non trova il valore MySQL perché dobbiamo raggiungerlo in un namespace diverso, quindi dobbiamo fare nome del service, che il service di MySQL è, ops, il nome del service di MySQL è MySQL-service, poi andiamo a verificarlo qua. Quindi dobbiamo prenderci questo service. Dobbiamo prenderci questo service, ma non è sufficiente perché oltre a questo service dobbiamo dichiarare il namespaces, che è area 1. Quindi nome del servizio che si vuole raggiungere più nome del namespaces esterno. Quindi adesso andiamo a ricaricare il nostro phpMyAdmin deployment e adesso andiamo a vedere se riparte. Allora, come vedete, adesso il pod sta andando, quindi non dà più errore. Quindi se ci connettiamo qua, come vedete, adesso è partito, e adesso se facciamo root e la password che abbiamo nel secret, che mi sembra 1234, password 1234, come vedete siamo entrati e siamo connessi al nostro database in un'area diversa. Come vedete anche qua il server ce lo dice, MySQL service.area-1 porta 3306. Quindi phpMyAdmin si trova nel namespaces area 2, area meno 2, ma è in grado di connettersi al MySQL nel namespaces area 1 appunto tramite questa connessione qua. Quindi nome del servizio e nome del namespaces. Per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.